Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video, questa volta diverso dal solito. Siamo alla scoperta della nuova collezione primavera estate 2019 di Maison du Monde. Questo è il Maison du Monde toscano, siamo vicino Prato, ma soprattutto mi soffermerò sulla cosa che mi piace più di tutti in assoluto e voi sapete già, quindi andremo alla scoperta della cartoleria di Maison du Monde. Sicuramente la tendenza d'arredo di Maison du Monde più carina è questa qui, che credo sia dedicata interamente all'estate. Non vorrei sbagliarmi, ma credo che si chiami Summer Smoothie. Guardate che colori scoppiettanti, neon, fluo che ci sono. Inoltre ci sono anche tantissimi arcobaleni. E a proposito di arcobaleni, voi sapete che su Instagram li faccio vedere molto 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 spesso, quindi se ancora non mi seguite su Instagram vi lascio qua sopra il mio profilo. E adesso iniziamo a farvi vedere alcune delle cose più carine che ci sono. Bene, io lo so che vi ho promesso di farvi vedere soprattutto le cose di cartoleria, ma ci sono così tanti dettagli carini che a volte mi soffermerò anche su qualche altra cosa, come ad esempio le candele con arcobaleno. Poi ci sono tantissime cornici con dettaglio sempre fenicottero, che ritorna sempre nelle collezioni di Maison du Monde, e ovviamente l'unicorno. Maison du Monde è anche famosa per i suoi portagioielli, vedete, spesso crea questi vassoi. Possiamo sempre appoggiarci sopra tutti i nostri accessori. Io credo che vi porterò a casa questa, che me ne sono completamente innamorata. Quello che vi consiglio è, quando vedete un oggetto che amate, di controllare tutti i prezzi sul sito ufficiale. Tra le candele più carine, più interessanti, più particolari ci sono queste qui. Guardate il dettaglio unicorno, ma io mi sono innamorata anche di questa qua, che trovo super colorata e perfetta per arredare casa. Bellissima, credo che forse non l'accenderei mai. Poi ci sono moltissime scatole sempre dedicate all'arcobaleno, infatti Over the Rainbow ritorna spesso con questi colori che sono molto pastellosi. Arriviamo alla cartoleria. Non potrei non soffermarmi sul quaderno a spirale a forma di gelato, è piccolino, è molto carino, molto estivo. Le pagine sono a righe, sempre a righe anche qui. Poi Maison du Monde è famosa anche per i suoi quaderni plastificati, cioè praticamente crea sempre copertine diverse in funzione della tendenza. Ah, no, bellissimo, questo addirittura ha i brillantini che si muovono, sono a righe, molto carino. E poi c'è questa sempre con copertina plastificata, però con protagonisti fenicotteri. Per chi adora gli unicorni alla follia e magari vuole decorare la camera sua o di una bambina o di una sorella o di una nipote, guardate che carina che è questa, per mettere tutti i gioielli. E siamo arrivati qui. Qui abbiamo un sacco di bustine, astucci, ma anche trousse. Boh, secondo me potete farci tutto quello che volete, sempre con arcobaleni, sono adorabili. Ad esempio questo qui costa 9,99€. Guardate ad esempio questo quanto è arcobaleni ovunque, che è un hashtag che uso molto spesso su Instagram, adorabile. Con la scritta Dream c'è addirittura la borsa, ma poi il dettaglio arcobaleno nello specchio e nella lampada. E c'è anche sempre la lampada cactus. Il cactus da Maison du Monde c'è sempre. Uno dei quaderni più belli di questa collezione è il quaderno arcobaleno, che in realtà la particolarità è che sembra una borsetta, ma in realtà è un quaderno. Adesso provo ad aprirla con una mano. Grazie per l'aiuto, Mirko. Le pagine sono bianche. E poi voglio anche farvi vedere questo, che è un altro quaderno, ma la cosa che mi è piaciuta un sacco è questo salvadanaio, che non userei come salvadanaio ma come oggetto di decoro su una scrivania, che costa 9,99€. È fantastico. Su sopra invece ci sono altre cornici con arcobaleno, addirittura questi credo che siano annaffiatoi, possibile? Penso proprio di sì. E poi ci sono sempre questi mini vassoi che sono porta oggetti. Adorabilissime sono anche queste valigette a forma di anguria. Sono le stesse? No, ci sono due colori, questo colore qui e questo colore qui. Se invece adorate decorare la vostra stanza d'estate, o meglio ancora mangiate in giardino, o meglio ancora avete un balcone, quanto mi diverto, ci sono le lucine a forma di gelato, a forma di banana, sempre la lampada cactus e poi le cornici rainbow. E non volevo andare via da questa sezione senza avervi fatto vedere anche le scatole in legno con dettaglio gelato e cocomero, molto carine. Vi lascio sempre in descrizione il link al post che rimanda al mio blog, dedicato proprio alla cartoleria di Maison du Monde estate 2019. E uno degli accessori che avete amato di più del post è proprio questo, per mettere le lettere
Sempre in velocità vi faccio vedere altri quaderni molto carini con copertina plastificata e a righe congelati, e questi sono quei set che viene sempre Maison du Monde, composto da due quaderni e sono piccolini. Carini, sempre a righe. Questa tendenza Summer Smoothie è ricca di cose olografiche, non ci sono solo bustine così, ma ci sono anche bustine in altre forme e dimensioni. Vi faccio una panoramica di quello che c'è ancora e voglio invece soffermarmi, a parte non so se avete notato la bellezza di queste mini candele, però io volevo soffermarvi su una cosa che mi era piaciuta tantissimo, sono questi barattoli in porcellana e sono secondo me carini per la scrivania o le mensole perché colorano tutto quello che c'è intorno, mi piace un sacco. Vi faccio anche una panoramica veloce della linea Paradise, questi toni più pastello. Poi tra i protagonisti c'è sicuramente il Van, presente in una lavagna magnetica, questo che credo sia un oggetto di decoro di latta, questo quaderno che come vedete è a forma di Van, è molto carino e le pagine sono bianche. Ci sono anche le candele glitter e sempre tema Van, c'è questa lampada molto deliziosa. Come potete vedere ogni linea è diversa e infatti cambiano i quaderni, che sono generalmente a spirale e a righe, ma ad esempio questo è verde con le pantere e questo qui invece è a sfondo blu con le zebre, sempre a righe. Qui invece, come vedete, cambiano completamente i colori. Abbiamo più giallo, più ocra, più sabbia e ci sono meno articoli di cartoleria e più oggetti di decoro. Siccome si avvicina l'estate e potreste amare bere i bicchieri e i colori, guardate quanti bicchieri, fanno venire voglia di bere ancora di più. Questo invece è l'angolo dedicato al pool party, quindi le feste in piscina e tra l'altro, cioè, stupendo! E niente, qui ci sono tantissimi accessori a partire dalle cannucce con dettaglio frutta, ci sono addirittura le cover per il telefono, portabicchieri, borracce, coppette credo per il gelato o per la frutta, tantissime cose, tutte super colorate. Vi faccio vedere anche qualche planner, visto che di cartoleria alla fine non ho fatto vedere tantissimo. Questo che sembrava essere un quaderno glitter con chiusura a bottone è in realtà, apriamo, un set di sticky notes di varia forma e di vario colore. Ci sono poi anche questi astucci trasparenti che contengono sempre degli sticky notes, una matita in questo caso dorata, sono molto carine. E poi non ci dimentichiamo che, come vi ripeto sempre su Instagram, avete attaccato gli sticker oggi, Maison du Monde vende anche sticker, anche se questi qui sono pochini, io voglio quelle buste piene di sticker, stile AliExpress. Vi mostro anche gli stationery set composti da timbri, tempera matite, graffette, no, guardate la particolarità delle graffette, luna e stella, carinissime, e anche un mini quaderno, timbri, c'è anche il nastro adesivo. Alla cassa in genere ci sono sempre le graffette e gli sticker. Voglio andare a vedere anche qua sotto, ah guardate, ci sono i planner settimanali, quelli da scrivania, quelli lunghi e stretti. Vi mostro in velocità altri quaderni che sono sempre situati qui vicino alla cassa e tanti altri accessori di cartoleria interessanti. I set di washi tape, molto carine sono anche queste, le graffette. Poi qui ci sono dei sacchettini e la cosa che mi piace un sacco è che c'è questo portapenne con l'interno arcobaleno. Poi non potevo non farvi vedere il set composto da tre evidenziatori gelato. Ci sono poi anche queste scatoline ricche di matite, che carine, e questi timbrini, adoro, dovrebbero fare sì la forma, adoro. Queste sono veramente deliziose e hanno il messaggio Dream big, be happy, stay positive, be yourself. Belline, belline, sono sempre set di matite, anche le penne, ci sono tante 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 cose, non so se riuscirò a farvele vedere tutte. Un'altra cosa che adoro di Maison du Monde sono gli sticker 3D, mi piacciono, addirittura questo ha anche il dettaglio olografico. Secondo me sono perfetti non tanto per l'agenda, ma quanto per decorare magari dei pacchetti regalo. Cosa sono questi sticky notes segnapagina a tema frutta? Cioè, no, guardate quanto sono belli anche questi evidenziatori con tappo diverso dal resto. No, cioè, che carino! Cioè, mi piace tutto. Tra l'altro ci sono anche i magneti così, adorabili. E questi che sono sempre dei segnapagina, ma sono magnetici.
Con questa meravigliosa panoramica di cartoleria di Maison de Bois Primavera Estate 2019 io vi saluto. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like e o iscrivetevi al canale. Qui sotto nell'info box lascerò il link al post sul blog. E noi ci vediamo con amore al prossimo video. Ciao ciao!